Bella ragazzuoli qualunque, bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi è uscita la nuova season e come ogni nuova season facciamo anche la reaction al pass battaglia. Da questo momento in poi però durante le reaction voglio anche dare un voto ad ogni singola skin del pass. Così, giusto per aggiungere un pochino di pepe in più alla mia valutazione. Prima di cominciare però vi ricordo di inserire il codice LORDUNK all'interno del negozio oggetti, soprattutto per comprare il nuovo pass battaglia. Facendo così darete un supporto enorme a me e anche al canale. Grazie di cuore ragazzi. Fatte le dovute premesse, iniziamo e intanto lo compriamo il pass battaglia. Olè. Voilà. Pass battaglia sbloccato. Ok, eccoci qua, pass battaglia della nuova stagione. La prima skin che vediamo nella prima pagina è quella che ho già equipaggiato. Visualizziamola per intero. Una meccanica in pratica. Una Jules che non ci ha creduto abbastanza, sinceramente, devo dire. Non è niente di che, non mi sembra neanche una skin da pass battaglia, sinceramente, questa, l'avrei messa tranquillamente nello shop. È una skin che vale giusto 1200 V-Buck da shop, secondo me, non è niente di che. Essendo un primo livello di pass battaglia, diciamo che ce ne sono stati di migliori, ecco. Diciamo che il mio voto per questa skin è un 6-, ci arriva proprio a malapena la sufficienza, ecco, non è da pass, assolutamente. Carina, eh? Molto carina di viso, ma è una cosa vista e rivista dentro Fortnite, la meccanica, non l'avrei fatta così. Poi per carità, ovvio che sia in tema con la season, che è pieno di automobili, meccaniche e tutto il resto, però è una cosa vista e rivista, raga, non è da pass battaglia secondo me, mi dispiace. Nella stessa pagina abbiamo un emote che non so se sia integrata, essendo quello il suo piccone, ma non credo. Però non credo che sia integrata. Vabbè, niente di che sinceramente come emote. Secondo stile, già più carino per i colori in realtà. Però tutto sto sporco addosso da meccanica, che me lo metti a fase e poi ci stanno i colori accesi sopra? Cioè, mi sembra una cosa un po' fatta un po' a caso, ecco. Sicuramente è più carino dello stile base. Questo è da 6,5 così. Ok, seconda skin del pass a pagina 3. Ruggine. Allora, io Ruggine me lo ricordavo leggermente diverso. Però giustamente quello si chiamava Signore della Ruggine. Un grande punto a favore di questa skin secondo me è la maglietta dei Metallica, però per il resto la skin non mi piace, è veramente un sacco generica, raga. So dai leak che ci dovrebbe stare anche la versione col casco di Ruggine, appunto, forse magari con quella migliora, però, cioè, è una skin pure questa vista e rivista. Gli do un 6, raga. Più di 6 non riesco a darglielo. 6 più per la maglietta dei Metallica, anzi. Emote? Bella questa! Figa, molto figa. Molto carina l'emote. Eccolo. Eccolo qua, secondo stile appunto di Ruggine. Ruggine corrosivo con l'iconico casco del Signore della Ruggine. Però qua non c'è scritto Metallica sulla maglietta. Occhio che perdiamo punti, eh. Allora, già c'ha più senso col casco. Però anche in questo caso è sempre una cosa già vista. Cioè, pare di sta giocata Season OG parte 2 così. Non lo so, raga. Non me la sento di alzare troppo il voto. Se prima era 6 più per le cose dei Metallica, adesso è 6 più per il casco, rimane 6 più, non credo di dargli di più. Anche i colori sono abbastanza bruttini, sinceramente, dei vestiti così blu. Ragazzi, il pisello è canonico su Fortnite. What a time to be alive. No, comunque, scherzi a parte, non so come categorizzare sta skin, sinceramente. Perché non è brutta, ma è una cosa che io non utilizzerei mai. Un pregio di sta skin è che il contenitore dei piselli ha i lacci come se fosse proprio una felpa, è carina come idea. Però è una skin che non utilizzerei mai. Non è brutta, perché questa sicuramente si becca un 7 come voto. Non è una brutta skin, però sicuramente non la utilizzerò mai. Ok che è una skin meme, però, boh, vabbè, ci sta. Iniziamo già a migliorare con le skin almeno. Oh, abbiamo anche i piselli come backpack. Carini. Secondo stile abbiamo i piselli gialli. Allora, de sto colore sinceramente non mi piace sta skin. È più bello quello base verde, c'ha più senso. So piselli, giustamente. Boh. No, se prima era 7, 6. Cioè, ha perso un voto con sto colore che non mi piace per niente. Abbiamo un emote. Oh, possiamo anche coltivare i piselli. Che bella questa season. Ma poi cantano, che carini. Ok, non me lo aspettavo per niente. Bella emote, è carina. Unexpected. Questa era proprio da reaction. Oh, andiamo avanti che vedo un pochino di gnagna. Questa è carina. Non tanto. Cioè, oddio, in realtà è figo anche il vestiario molto punk, per carità. Ma i capelli sono bellissimi, raga.
Anche il viso è carino. Questa era quella che sembrava essere Regina dei Junker, appunto, nel teaser. Quella di Overwatch sembrava. Invece è carina. Ci sta, è molto carina. E poi soprattutto non c'hai scarpe con 52 di piede, raga. Strano. No, comunque questa è molto molto carina. Questa può darsi che la utilizzerò. Voglio vedere anche gli stili più avanti come sono. Sperando che non sia solo il casco. Questa skin si becca un 8 pieno sicuramente. Andando avanti, ecco il secondo stile, dove c'ha l'addome di fuori, che è una cosa buona, ma c'è un casco in faccia che penso però si possa togliere. Non è brutta, non mi piace sto casco sinceramente, non lo vedo bene sto casco da iena, perché appunto è una iena quella. Un po' rovina l'estetica della skin, cioè c'ha dei capelli bellissimi, perché l'unica cosa proprio bella bella della skin la devi levare. Se quello stile aveva un 8 pieno, quello prima, questo si becca un 7 meno. Perché non ci arriva a 7, secondo me, così. Però bella addome. Un'altra emote. Mi parevano i cosi da brace per un attimo, mi parevano. Vabbè, il mangiafuoco di Pinocchio, in pratica. Carina, niente di che, però, rispetto alle altre, almeno. Oh, madonna, quanto è grossa, regà. Mamma mia. Sono contentissimo per sta collaborazione. Io l'avevo già detto in live un po' di giorni fa, quando l'avevano annunciata. E l'hanno fatta bene, regà. È figa. È molto figa la T60. Certo che è veramente grossa, hanno proprio mantenuto le proporzioni qui. Comunque l'hanno fatta benissimo e... voto 9, raga. Cioè, io mi sono avvicinato a Fallout recentemente, l'anno scorso in realtà. Quindi non è che sono fan della saga da una vita. Però mi piace Fallout comunque come videogioco. È una bella collaborazione in tema, essendo una season post-apocalittica. Hanno messo una cosa, una delle cose più iconiche di Fallout, ovvero l'armatura atomica. Cioè, 9... a mani bassissime, fatta benissimo. Tra l'altro c'è anche il Pip-Boy come backpack. Molto carina come cosa. Questo penso che conti le uccisioni qui. E inoltre nel trailer si è visto anche il Mr. Andy. Mr. Andy che non so se è nelle ricompense bonus o se arriverà più avanti, quindi mo vedremo. E poi c'è anche il piccone, che è la lama tipica della confraternita d'acciaio di Fallout. Molto bella come cosa. Andando avanti abbiamo la T60 Hot Rod, ovvero l'armatura atomica però rossa. Allora, sarò sincero, avrei preferito, come si ipotizzava, che fosse una skin totalmente personalizzabile l'armatura atomica. Così non è stato. So che più avanti c'è un altro stile, me lo sono già spoilerato ed è molto figo. Questo sinceramente non mi fa impazzire. Se prima era 9, qua è 8,5, perché comunque l'armatura è figa, ma di sto colore rosso non fa per me il rosso, raga. Sorry. Eccolo! Pulizia di Codsworth, il Mr. Andy che ti pulisce. Quindi è un emote il Mr. Andy o c'è veramente come backpack? Non lo so, eh. Vedremo. Poi andiamo avanti. Oh, ragazzi. Ragazzi, questa l'avevo vista. E allora, il vestiario, vabbè, quello classico, rifatto però appunto per essere post-apocalittico. Ma che capelli gli hanno fatto, raga, è bellissima. Queste treccine così. Questa è una delle bombarole più belle che hanno fatto finora, secondo me. Bella, 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 bella. Un sacco bella. Però la T60 è più bella, secondo me. Quindi se la T60 era da 9, questa è una bellissima skin, ma gli diamo un 9 meno. Perché sicuramente non è la più bella skin del pass finché c'è la T60. Secondo stile della bombarola, che è molto carina questa cosa da unicorno, però ho visto che si può anche levare il casco. Quindi aspettate un attimo. Eccolo, 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 l'ha levato. Oh, bella, regà, bellissima. Cioè, bombarola con i capelli bianchi, regà. È bellissima. Bianchi con le treccine rosa. È bella. Qua secondo me ci arriva al 9 questo stile, ohia. Molto carina. Mi piacciono un sacco questi colori, questo azzurrino e il rosa mischiato. Sono bei colori e poi i capelli bianchi. Mua. Veramente bella. Emote? È copyright? Perché ho già sentito sta musica, mi sa che è copyright. Non ne so sicuro, però mi sembra di sì. O comunque ci assomiglia parecchio a qualcosa che ho già sentito. Non era niente di che comunque come emote. Andando avanti abbiamo... Megalodon! Fa ride perché il Megalodonte è uno squalo e lui ha le fauci. E poi stava sulla nave che era a forma di squalo. La burla. Allora, non mi piace. Parto dal presupposto che non mi piace. Sinceramente, no. C'è una cozzaglia di roba addosso che si vede che... Oh, devo fare la skin cattiva che deve sembrare per forza il cattivo. No, non mi piace. Ma poi no, una cosa. Voglio fare una piccola precisazione. Ma se tu devi fare la skin cattiva di una season post-apocalittica con tutti i rottami addosso, i tubi, ma io puoi fare il doppio taglia alla moda? Cioè, c'ha i capelli da fighetto. In una season post-apocalittica c'ha i capelli da fighetto questo. Non ha senso. Basta con sta roba alla mida, perché questa è una cosa alla mida. Che deve essere forse il capello da figo. No, non è bello. Così non è bello. No, poteva essere fatto meglio comunque. Questa skin non mi piace, sinceramente. Poi è uno degli ultimi livelli del pass, se non l'ultimo, quindi...
No, appunto, principalmente la T60 la bombarola. Voto 7, dai. Fine ai capelli può essere 7, però non di più. Anzi, 7 meno, va. 7 meno. Secondo stile, con la l'emote si fa anche sto giro. Oddio. No, raga. Cioè, in pratica si inietta endovena tutta quella roba che gli scorre nei tubi. E i capelli gli diventano in stile Super Saiyan. Fammi la rivedere, infatti. No, raga, no. No. Mi pare veramente una tamarrata inutile, sinceramente, sta skin. Quindi 6,5. Ma anche quella prima diventa 6,5. 6,5, sì. Non è una bella skin. Allora, il pass base è finito. Adesso andiamo a vedere le ricompense bonus. Questa è sempre la tipa che assomigliava a Junker Queen, che adesso in realtà non ci assomiglia più di tanto. Però l'hanno fatta sempre mascherata anche lo stile bonus. Allora, sicuramente, almeno credo che si possano levare appunto i caschi. Quindi merita comunque, il vestiere è pure carino. Però finora lo stile base è quello più bello secondo me, perché c'è anche i vestiti punk che sono fighi. Vediamo insomma come saranno con le personalizzazioni più avanti. Il voto per sto stile magari, che ne so, gli do un 7,5, perché comunque i colori sono fighi. Sto coso verde e rosa insieme è figo, quindi 7,5 dai. Oh, eccola qua. Questa me l'ero spoilerata già dai teaser. Infatti per questo si pensava che fosse una skin personalizzabile, purtroppo così non è stato. Hanno fatto l'armatura atomica a tema Cavaliere Nero. Ed è bella, raga. Ed è molto bella. Oggettivamente forse questa è la più bella. Poi con gli occhi rossi è ancora più cazzuta, c'è da dire, eh. Molto figa. 10. Questa è un 10, raga. Questa è veramente una skin da 10 di questi colori così. È uguale appunto a quella di Fallout perché è proprio uguale. E con lo stile del Cavaliere Nero l'hanno anche resa di Fortnite. Questo è proprio il perfetto esempio di collaborazione, ovvero Fortnite e Fallout insieme. Skin da 10. Poi abbiamo il cattivo più cattivo di tutti, che non solo adesso c'ha anche il ciuffo alla moda, ma c'ha anche i colori pacchiani e l'oro addosso. Quindi veramente me lo so chiamato Mida in quel caso lì. È orribile, raga. Il voto non sale rispetto a prima, mi dispiace. Ricompense in carichi. Vediamo le ricompense in carichi. Ruggine vestito elegantino, in realtà, con questo colore bianco e dorato. Mamma mia. Allora, sicuramente è più carino del blu di prima. Quindi già ci sta un pochino meglio. Però è sempre brutta una skin vista e rivista, secondo me. Non mi ricordo quanto gli ho dato a quello prima. Magari azzardo un 7 qui, proprio perché appunto c'ha dei bei colori. Però non di più, perché è una skin vista e rivista. Ok, invece la tipa qui, che è del primo livello del pass, in pratica c'ha il secondo stile del pass, però che colori del primo. E anche qua il voto non sale rispetto a prima. Mo' non mi ricordo bene quanto gli ho dato. Però pure qua, non lo so. Al massimo gli si può dare un 6,5-7 sempre, raga. 7 meno, dai. Però, cioè, il concetto è sempre quello. È una cosa vista e rivista. Non mi fa impazzire. Oh, detto questo, ragazzi, passiamo a una triste, triste sorpresa. Almeno per me. Poi sono contento per voi se siete contenti voi, eh. Però, la skin segreta di questo pass è Magneto. La skin Marvel, che appunto già si sapeva ci fosse una skin Marvel all'interno del pass battaglia, è Magneto. Allora, per me è una grande delusione per due motivi principalmente. In primis perché i film degli X-Men qualcuno l'ho visto ma non mi hanno mai fatto impazzire gli X-Men. Due, perché basta collaborazioni così nei pass battaglia. Questa cosa mi sono scordato di dirla, la penso anche per Fallout. So contentissimo che sia arrivato Fallout e ci sia l'armatura all'interno del gioco, però mi sta abbastanza sulle palle che sia dentro al pass battaglia. Perché un fan di Fallout che non giocherà questa season e ritornerà, che ne so, tra una o due season, l'armatura atomica si attacca al cazzo per piarsela e mi dà fastidio. Stessa cosa Magneto, tolto che io non so fan, ste collaborazioni secondo me, lo ribadisco sempre, vanno all'interno dello shop e basta. Così possono tornare, così ci fai più soldi poi con la collaborazione, piuttosto che tappa un buco perché potevi fare una skin segreta figa di Fortnite e invece ci butti la solita collaborazione che tappa un buco nel pass e non è recuperabile più avanti. Quindi no ragazzi, non sono contento per Magneto. Io sinceramente, come skin della Marvel, se proprio dovevi buttarla dentro il pass battaglia, avrei preferito una nuova skin di Deadpool, visto che sta uscendo il nuovo film a luglio. Però anche in quel caso poi metti due Deadpool nel gioco, tutti e due nei pass battaglia, mi sarebbe roduto comunque il culo da una parte. Quindi non lo so ragazzi, vabbè. Sinceramente non sono entusiasta, alla fine come Korra, raga. Non mi interessava quella, non mi interessa questa come skin segreta. Tenetevela a luglio, ecco. Se la sblocco bene, se non la sblocco... Ragazzuoli, la reaction al pass finisce qui perché le skin le abbiamo viste tutte. Sinceramente non è un gran pass battaglia, era molto ma molto più bello quello della season scorsa. Alla fin fine si salva per la bombarola e per la T60 sto pass battaglia, per due skin. Mentre dello scorso pass erano quasi tutte belle. Poi ovviamente sono gusti personali miei, quindi se dovessi dare un voto complessivo a questo pass battaglia...
sarebbe un 7, 7 meno anzi. Famo 7, perché comunque la T60 mi piace tanto e anche la bombarola. Facciamo 7, un pass battaglia da 7. Però comunque sono due skin belle belle, le altre... Giusto quella che assomiglia a Junker, quindi che è carina, una via di mezzo. Sì, tra il 7 meno e il 7, ragazzi, assolutamente. Questo pass battaglia non prende di più, secondo me. Tra l'altro, prima di concludere, vi dico che hanno anche annunciato la prossima crew, ovvero quella di giugno. Adesso vi metterò qui in sovrimpressione la foto, così la potete vedere intanto. Sinceramente non mi fa impazzire come skin anche questa. Non è una skin da crew, secondo me, per quanto possa essere carina. Ragazzuoli, detto questo, possiamo concludere qui. Voi che cosa ne pensate di questo pass battaglia? Quali sono le vostre skin preferite? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, non vedo l'ora di leggere i vostri pareri. Mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Inoltre, in descrizione trovate tutti i link per i miei social, soprattutto quello del server Discord. Il server Discord è un ottimo modo per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del canale e soprattutto per rimanere in contatto con me e con il resto della community. Un'altra cosa molto importante che trovate nella descrizione del video è il link per il canale Telegram dei leaks di Fortnite gestito dal mio collaboratore. Infatti, se volete vedere le notizie di tutte le nuove skin e tutti i nuovi oggetti in arrivo all'interno del gioco in anticipo, vi consiglio caldamente di entrare nel canale Telegram in descrizione, perché tutte queste notizie le avrete in tempo reale. Detto questo, io vi ringrazio di essere arrivati fin qui e di tutto il supporto che date ogni singolo giorno al canale. Veramente, ragazzi, grazie di cuore. Inoltre, vi ricordo che noi ci vediamo ogni giorno alle 18, sabato escluso, in live sul canale Viola. Ciao!